Ciao ragazzi, questo è il video walkthrough di Douglas il Mefitico per Xenoblade Chronicles 2. Douglas il Mefitico è uno dei super boss, uno di quei boss endgame con un livello superiore al 100 che quindi dovrete affrontare con un notevole svantaggio. Compare ben prima però dell'endgame, potete in teoria fightarlo molto molto prima di aver completato il gioco. Si trova esattamente nella provincia del Gormoth, livello superiore destra. Teleporta è porta rocciosa, vedete che sono poco sopra. Andate a porta rocciosa, salite e ci arrivate. Una volta ucciso apparirà una tombstone qui. Drop particolari? No, non mi viene in mente. Blocco livello 5 e altre cose. Andiamo a vedere rapidamente il setup che sto utilizzando. Amora, Godato, Egeon e Brigid. Questo perché entrambi sono due ottimi tank e hanno una sinergia ottima assieme. Entrambi boostano l'evasion di Morag oltre limite. Come accessorio le ho dato 31% di agilità con le scarpe di Esther, non mi ricordo dove l'ho trovata, comunque mostri 60-70, c'è anche di meglio per l'agilità. E goccia dell'albero. Goccia dell'albero è una bomba per i danni, la migliore secondo me per il damage. Questa la trovate dai Behemoth, livello 90-94 temperanti, vicino al boss livello 109. Invece per Zeke e Rex ho dato goccia dell'albero abbinata all'impulso omega. L'impulso omega, ogni critico che manda un assegno gli carica la barra del gruppo, e così la barra del gruppo è sempre carica. Se mi fa in culo il boss dovrà avere sempre slot pronti per resuscitare. Cosa particolare di questo boss? Ovviamente alta evasion, alta accuracy, dato il suo livello superiore al nostro. Fa dei danni spropositati. Non ha tantissimi HP, questo tenetelo a mente perché va in rage molto presto. Ha due attacchi molto stronzi, uno ammazza più o meno tutti. Però è giusto dirlo che non lo fa quasi mai. Ed un altro invece chiama rinforzi, per cui appaiono 4 o 5 mostri livello 80. Se appaiono fa niente, si tiene duro. Il mio scopo sarà di piazzare addosso dei globi, poi farli esplodere con un assalto di gruppo. E in particolare direi che il numero corretto di globi, almeno in accordo con il mio attacco e il mio party, sono 3. Con 3 globi dovrei poter andare in un assalto di gruppo e ucciderlo abbastanza bene. Al contrario, se provo a caricare il quarto globo rischio che lui vada in rage. Il rage vuol dire che ad HP bassi i boss, questi boss unici, fanno un macello di danni, quindi è meglio non tenerli ad HP bassi ma one shotarli, cioè killarli quanto prima possibile con un assalto di gruppo, levargli sostanzialmente il 50% degli HP con un solo assalto, almeno. Abbiamo cominciato a dargli il primo orb, un orb di vento, adesso proviamo con acqua, acqua e poi lo dark o di nuovo acqua in modo da dargli il secondo globo. Barra di gruppo eventualmente è già piena, molto bene. Già a livello 2 di acqua, fiaccamento dato, potrei atterrarlo. Atterrarlo, fiaccarlo, queste robe qui aumentano il tempo che avete per completare le combo Gladius con gli speciali. Sì, spero di aver usato i termini giusti. Quindi questa acqua velenosa che abbiamo in alto durerà un po' più del previsto. Vediamo di collegare un paio di cose. Ok, ecco, secondo orb di tipo acqua. Io riproporrei la combo acqua-acqua, ma questa volta la andrei a chiudere a un livello 3 con un dark, così abbiamo il terzo globo addosso. Apre Morag con un dark. Io sto utilizzando Morag come personaggio principale. Questo perché il tank, voglio essere sicuro che tenga 8 e che non muoia. Ha usato i rinforzi, vedete 5 stronzi livello 370 e uno addirittura 94. Ma in questo momento io vado a dare il terzo globo con il dark, me ne fotto degli add e sparo un assalto di gruppo. In teoria dovrebbe morire Doug. Se non muore io spero che le varie speciali che io sparo riescono a, ok, riescono ad ammazzare gli add. Salto di gruppo non è facile, dobbiamo riflettere un attimo. Ci sono 3 orbe e noi dobbiamo spaccarne uno ad ogni round. Al primo round io aprirei dita incrociate con un fuoco. Fuoco dovrebbe far danni doppi al globo d'acqua. Ok, secondo attacco io andrei, cazzo, qua non ho la certezza di beccare il globo che voglio.
Vado con un tuono e spero di beccare l'acqua. Mettiamola così. E invece becco il Dark. Molto bene, adesso se avessi Pyra spaccherei il globo d'acqua. Invece ho Mitra e spacco il globo Dark. Perché Mitra è di luce, quindi fa doppi danni al globo delle tenebre. Rotto un globo, andiamo al turno 2. Adesso le cose diventano più semplici, perché noi riproponiamo di nuovo il fuoco per rompere il globo d'acqua. E poi andiamo abbastanza liberi con gli altri attacchi, certi che di distruggere il globo al prossimo round. Anche un minimo, va bene. Via la distruzione, vuol dire che ho ammazzato il mostro. Vedete che ogni volta che faccio esplodere un globo aumentano di tantissimo la percentuale dei danni a sinistra. Lo slot in alto è il danno che aumenta per i globi rotti, diciamo, mentre quello sotto è per i danni post kill. Non si possono rompere più di 4 globi, e questo in realtà è un bene, perché rompendo il quarto globo automaticamente si rompono sul quinto, il sesto, il settimo ed eventualmente l'ottavo se li avete messi. Portando il moltiplicatore fino ad un massimo di credo un 7000 danni, una roba così, è un macello. Andiamo a vedere il drop di questo Douglas. Douglas il mefitico, che sono andato a cercare su Google. I mefitici non sono quelli che si scopano i morti, quelli sono i necrofils. I necrofils, sì. Chiudiamo con un Dromarch. Grazie. 5 milioni e mezzo di danni, andiamo a vedere i drop, un sacco di soldi, intanto un bel po' di fiducia, un cristallo inusuale, una difesa da impatto 5, abbastanza inutile. Questo ci dà anche blocco 5 e forse ci dà anche il frammento più forte del gioco, che è il frammento materia lunare, che però vi spoilererò quando lo dropperò. Grazie, ciao, adesso pronto per altre guide, tutte stasera. Yuhuu!